Roberto, noi abbiamo parlato un anno fa esattamente qui a Diria riguardo la prima volta della Formula E con il notturna, con l'impianto di illuminazione vostro di Digital Engineering, e adesso è la seconda, quindi con maggiore esperienza. Come la vivi? La seconda volta è sempre più semplice della prima e si riescono sempre ad ottenere anche dei risultati migliori, perché si è più attenti ai dettagli, a tutto ciò che l'anno precedente era invisibile fondamentalmente all'occhio dell'utenza, ma che per i tecnici, per noi, delle piccole sbavature potevano esserci, quest'anno le abbiamo sistemate. Il progetto, mi raccontavi, che è fondamentalmente lo stesso dell'anno scorso, però ci sono state delle modifiche, dei miglioramenti. Sì, come dicevo, quando c'è la prima volta è chiaro che soprattutto in un circuito cittadino ci possono essere tante variabili. Nel momento della progettazione su carta è sempre diversa dalla progettazione sul campo. Nel momento in cui si vanno a posizionare le infrastrutture ci possono essere delle differenze poi rispetto a come le barriere, per esempio, o tutte le altre infrastrutture di pista verranno posizionate. Quindi quest'anno siamo riusciti a essere leggermente più vicini alla pista in modo da ottimizzare il livello di illuminamento. La luce è più uniforme in molti punti e anche e soprattutto la parte pubblicitaria che illuminiamo, che in questo caso, oltre a illuminare, a prenderci cura dell'illuminazione di pista, illuminiamo anche tutta la parte di cartellonistica e la pubblicità nel circuito, è sicuramente migliore rispetto all'anno scorso. E io non so se è corretto tecnicamente dire i punti luce, però ci sono gli stessi dell'anno scorso o sono aumentati pure quelli? I punti luce sono esattamente come lo scorso anno. Sono stati cambiati alcuni posizionamenti, sono state migliorate alcune traiettorie sul perimetro del circuito, ma il numero di corpi illuminanti alla fine è praticamente identico. Mi dicevi che non avete avuto grandi feedback di lamentele, per così dire, dell'anno scorso, né dei piloti né degli organizzatori, quindi è andato tutto bene alla prima, buona alla prima, possiamo dire. Buona alla prima. Siamo stati molto attenti soprattutto per la parte funzionale dell'illuminazione di pista, quindi non abbiamo ricevuto nessun tipo di lamentele, anche la parte di abbagliamento per i piloti e quant'altro era studiata ai minimi dettagli. Adesso c'è una novità per questa gara, che naturalmente ancora non si può dire, però è un bel gioco di luce. Sì, i giochi di luce sono stati sicuramente implementati rispetto all'anno scorso per rendere lo spettacolo ancora più gradevole sia per il pubblico a casa che per il pubblico sul tracciato. Questo grazie anche a una partnership con un'azienda araba. Sì, con un'azienda araba che si chiama Time Entertainment, con la quale noi siamo i loro lighting partner. Ci saranno giochi di luce con droni e quant'altro e siamo stati molto felici di fare una partnership con loro. E quando abbiamo parlato informalmente mi hai detto una parola magica, si chiama versatilità, che vuol dire che con un impianto versatile in pochissimo tempo, vi dicevi, si può cambiare e si può organizzare diversi giochi. Esattamente. La cosa più importante è il settaggio iniziale, che impiega parecchio tempo. Dopodiché, una volta che è tutto pronto, i giochi di luce sono abbastanza semplici, anche se molto scenografici, da poter impostare. E tutto avviene nell'ultima settimana. Come si vive con l'ultima settimana? L'ultima settimana non si vive. L'ultima settimana si è praticamente 24 ore su 24 a disposizione dell'organizzazione, perché noi diventiamo parte dell'organizzazione. Come dico sempre, non ci muoviamo mai come dei contractor, ma diventiamo partner del progetto, perché è chiaro che il successo dell'evento è anche un nostro successo. E mentre Roberto Grilli parla, voi vedete con il montaggio di Electric Motor News gli effetti di luci, quindi vuol dire che tutti questi effetti si organizzano nell'ultima settimana, così, brutalmente. Esattamente. Ci vuole molto tempo per essere certi che l'illuminazione funzionale sia in qualche modo messa a punto per la gara, ma gli effetti di luce poi sono abbastanza semplici da implementare. Quante persone hanno lavorato da Digital Engineering qui per organizzare tutto questo? Siamo più o meno una cinquantina di persone in totale. In totale con il partner, lo sai, con il partner dell'Arabia Saudita? Con i partner locali siamo più o meno una trentina con uomini di Z Engineering,
direttamente sotto DZ, aziende partner e quant'altro, e poi chiaramente lavoriamo con qualche azienda locale. Voi siete impegnati in Formula E anche con Londra, che ancora è al di là da venire. Naturalmente in questo momento non avrete tempo per pensare a Londra, però sostanzialmente quello di Londra sarà quasi uguale all'anno scorso o cambieranno anche molte cose? No, anche qui sarà molto simile a quello che abbiamo visto anche in questo caso lo scorso anno. Forse magari i giochi di luce anche qui saranno implementati. Grazie Roberto. Grazie a te.